10 modi efficaci per ridurre il gonfiore addominale. Il gonfiore è uno dei disturbi gastrointestinali più fastidiosi. Sfortunatamente, quasi tutti nel mondo ne hanno fatto esperienza, non è così? La descrizione dei suoi sintomi può variare da persona a persona, ma il disturbo principale resta sempre lo stesso, una sensazione di tensione crescente nella pancia. Come prevedibile, questo tipo di malessere può dipendere da molti altri disturbi dello stesso genere. La sindrome del colon irritabile, ad esempio, manifesta praticamente gli stessi sintomi. Ma se la tua pancia davvero non tollera un pasto più pesante del solito, o se la tua dieta è tutto fuorché equilibrata, con ogni probabilità soffri di gonfiore addominale. Nel caso in cui abbia appurato di esserne davvero affetto, ecco a te 10 modi di evitare gli spiacevoli crampi che ne derivano. Tra l'altro, se ti interessa ricevere altri consigli e suggerimenti medici, iscriviti al nostro canale. Troverai tutto questo e molto altro su Il Lato Positivo. Numero 10. Mangia consapevolmente. Puoi prevenire il gonfiore mangiando più lentamente e scegliendo porzioni più piccole. Proprio così, niente di più facile. Facendo attenzione a quello che mangi e provando a essere più consapevole del cibo che assimili, potresti imparare ad apprezzarlo maggiormente. In questo modo il cervello ha il tempo di processare quello che stai ingerendo. Si riduce anche la quantità di bolle d'aria mandate giù insieme al cibo, che sono proprio la prima terribile causa del gonfiore. Alcune tornano su e vengono espulse con un ruttino, un processo del tutto normale. Ma quando si ingoia troppa aria, questa si raccoglie nello stomaco e nell'intestino tenue, provocando il gonfiore. Mangiare una caramella, fumare o masticare un chewing gum sono le tipiche cose che fanno assimilare una quantità eccessiva di aria all'interno del corpo. Perciò, frena un secondo e rilassati, così non dovrai patire subito dopo aver mangiato. Questo modo di stare a tavola si chiama alimentazione consapevole e prevede il fatto di considerare ciò che si mangia come un modo di prendersi cura del proprio corpo e non di maltrattarlo. In poche parole, l'alimentazione consapevole consiste nel non affannarsi. Assapora il cibo, prepara tu stesso quello che mangerai. Mantieni una corretta idratazione. Evita di fare mille cose mentre mangi e soprattutto rispetta il tuo corpo e la tua salute. Numero 9. Evita i cibi che generano gas. No, tua madre non mentiva quando ti diceva che le verdure fanno tanto bene. Cavolo riccio, broccoli e cavoli sono infatti verdure ricche di nutrienti e fibre indispensabili per avere un apparato digerente forte e sano. Tuttavia, queste varietà contengono anche il raffinosio, uno zucchero che viene digerito solo attraverso la fermentazione sviluppata dalla flora batterica. Proprio questa fermentazione produce il gas responsabile del gonfiore. Questo non vuol dire che devi buttare tutte le verdure dalla finestra. Cynthia Sass, dietista accreditata ed editrice di Health Magazine, assicura che il consumo regolare di alimenti ricchi di fibre garantisce una sana digestione e riduce i fastidi legati al gonfiore. Quindi potrebbe comunque valere la pena affrontare le piccole sofferenze del periodo iniziale. Cerca di tenere sotto controllo le quantità che assumi. Bollire o cuocere le verdure a vapore diminuisce il loro apporto di zuccheri. Inoltre, la cottura ne dimezza il contenuto di fibre, rendendole così molto più facili da digerire. Numero 8. Tieni sotto controllo il sale. Se continui ad accusare il gonfiore, dovresti cominciare a regolare l'assunzione di sale. Mangiare alimenti ricchi di sodio può rallentare la naturale capacità dell'organismo di eliminare i liquidi in eccesso, cosa che può dare la sensazione di avere la pancia gonfia come un pallone. Controlla se stai assumendo il giusto quantitativo di sale raccomandato dall'American Heart Association. La quantità consigliata equivale a 1500 mg al giorno per un adulto medio e corrisponde a poco meno di un cucchiaino. Oh mio Dio! 2300 mg, o un cucchiaino pieno, è il massimo consentito per rimanere in buona salute. Sfortunatamente, il consumo medio degli americani è molto più alto. 2400 mg al giorno, che portano a problemi cardiaci, ipertensione e al gonfiore addominale. Purtroppo è estremamente difficile evitare il sale, vista la sua presenza in quasi tutti gli alimenti prelavorati e confezionati. Se ti sembra che la tua dieta sana e pressoché priva di sale non sortisca alcun effetto, prova a bere più acqua per eliminarne ogni traccia dal tuo corpo. Numero 7. Deliziati con la frutta. Se ti sei dato agli eccessi col sale, dovresti puntare sulle banane.
Grazie al sodio, queste prevengono l'accumulo di acqua all'interno del corpo. Le banane sono ricche di potassio e quindi sono perfette tanto per regolare il livello di sale quanto per ridurre il gonfiore. Gli enzimi contenuti in papaya e ananas, invece, contribuiscono alla scomposizione delle proteine aiutandoti a digerire il cibo nella maniera migliore. Mangiare questo tipo di frutta alla fine di un pasto pesante ti aiuterà a rinforzare l'apparato digerente e ad evitare costipazione e gonfiore. Numero 6. Bevi infusi di menta e camomilla. Alla fine di un pasto troppo pesante potresti trovare sollievo in una tazza di infuso di menta o di camomilla. Queste sono ugualmente note per la loro capacità di alleviare gli spasmi e il dolore addominale dovuto al gonfiore. È stato dimostrato in una ricerca intitolata La medicina complementare alternativa applicata alla sindrome del colon irritabile, uno studio integrativo, pubblicata nel 2014. Le tisane a base di camomilla non aiutano solo la digestione, alleviano anche il reflusso gastroesofageo e i fastidi provocati dalle abbuffate. Inoltre, il loro effetto rilassante e calmante ti aiuta a non pensare alla tua pancia e ai suoi problemi. Per quanto riguarda le tisane a base di menta, il loro contenuto di mentolo ha un effetto benefico su diversi disturbi gastrici, gonfiore compreso. Per di più, il suo profumo è semplicemente inebriante. Puoi comprare un infuso di camomilla di menta confezionato in bustine o prepararlo in casa. Se tè e tisane non ti fanno impazzire, prova l'olio di menta piperita. Applicalo direttamente sulla pelle, ma assicurati prima che non ti faccia allergia. Placherà il tuo stomaco attenuando il gonfiore. Numero 5. Assumi probiotici. Se ti capita già di gustare uno yogurt probiotico di tanto in tanto, benissimo! Ti stai letteralmente mangiando a cucchiaiate la soluzione al gonfiore, grazie alle colture attive. Come saprai già, esistono milioni di batteri diversi che vivono all'interno dello stomaco. Alcuni di questi possono produrre una quantità eccessiva di gas. I probiotici aiutano a controllare la produzione di gas e il gonfiore. Diversi studi lo dimostrano e uno di questi è stato pubblicato sull'American Journal of Gastroenterology il 1 maggio 2000. Al posto dello yogurt puoi anche assumere dei probiotici sotto forma di integratori, ma perché non approfittare di una colazione sana e gustosa? Se il sapore dello yogurt è troppo acido per te, prova ad aggiungere un po' di miele o di marmellata per addolcire questa delizia mattutina. Numero 4. Evita gli alditoli. Gli alditoli sono presenti all'interno di quasi tutti i prodotti alimentari e i chewing-gum senza zucchero. Questi dolcificanti sono impiegati in sostituzione dello zucchero e il loro uso viene generalmente considerato sicuro. In realtà, possono dare fastidio alla pancia perché sono in grado di raggiungere la flora batterica presente nell'ultimo tratto dell'intestino. Di conseguenza, la flora batterica li digerisce producendo gas in eccesso. Puoi evitare questi alditoli sostituendoli con dolcificanti naturali come la stevia. Si tratta di una pianta incredibilmente dolce, che viene impiegata per addolcire pietanze e bevande dal XVI secolo. Il suo apporto calorico è estremamente basso, non incide sul tasso glicemico, motivo per cui è adatta al consumo da parte dei diabetici, aiuta a controllare il peso e regola la pressione sanguigna, ma gode di molte altre proprietà. La ciliegina sulla torta? Non si registrano casi di allergia alla stevia dal 2008. Un'altra alternativa è quella di sostituire i dolci industriali con la frutta fresca. Numero 3. Prova un massaggio addominale. Quando mangi troppo e cominci ad avvertire la formazione di gas nella pancia, potresti stenderti e chiedere a qualcuno di farti un massaggio addominale. Se non c'è nessuno che può aiutarti, puoi farlo da solo. Questo aiuterà il cibo a procedere verso l'intestino alleviando il senso di costipazione, pressione eccessiva e gonfiore. Esistono diversi tipi di massaggio antigonfiore. Prova questo super semplice. Poggia la mano destra sulla pancia e comincia a effettuare dei movimenti circolari. Normalmente ne bastano 5 fatti con delicatezza. Numero 2. Fai yoga. A non molti piace l'idea di fare movimento subito dopo aver mangiato. Ma se ti sei lasciato andare e cominci ad avvertire i primi sintomi dei gas e del reflusso, aspetta un secondo prima di prendere un medicinale. 15 minuti di yoga potrebbero essere efficaci quanto una pasticca e sono decisamente più sani. Esistono varie posizioni che possono aiutarti ad allentare la tensione addominale.
favoriscono il transito del cibo lungo il tratto digerente, stimolano gli organi interni e alleviano lo stress che genera il gonfiore. Una delle posizioni più benefiche è Apanasana, o più semplicemente ginocchia al petto. Per eseguirla, stenditi, ispira e rilassati. Poggia le mani sulle ginocchia. A questo punto, espira e avvicina le ginocchia al petto. Mantieni questa posizione per circa 10 respirazioni, poi lascia andare le ginocchia. Numero 1. Mantieni la giusta idratazione. Ah, ovviamente non bisogna mai dimenticare di mantenere il corpo idratato. Ebbene sì, l'acqua rappresenta una soluzione a molti dei problemi di salute di cui potresti soffrire, e il gonfiore è fra questi. L'assunzione giornaliera di acqua dovrebbe essere di circa 8 bicchieri, senza contare tutti gli altri liquidi che vengono comunque assimilati. Ricorda però che quando bevi molta acqua devi sempre tenere conto del tuo stato di salute generale. Per chi soffre di disturbi renali, ad esempio, bere troppa acqua può condurre a gravi conseguenze. In ogni caso, per quanto concesso dalla tua salute, mantieni la giusta idratazione e il tuo corpo troverà da solo tutta l'energia necessaria a contrastare il gonfiore. Se hai provato uno dei metodi che abbiamo citato per combattere il gonfiore, metti un like. Fallo anche se nel video hai trovato delle informazioni che potrebbero essere utili a te, alla tua famiglia o ai tuoi amici. E se conosci altri modi per rimettere in sesto una pancia sottosopra, scrivicelo nei commenti.